speciale saluto al nostro parroco, che è sempre presente, e le rinnovo l'invito di passare qualche volta dai pensionati, va bene. Poi devo salutare l'Enda, che sono i nostri amici di Torino. Abbiamo qui il presidente, consigliere regionale e provinciale dell'Endas, Endas è l'associazione dove noi facciamo parte. Non ho abbastanza. Sono appassionati ad arrivare, là ci sono sempre. Poi abbiamo il vice sindaco, purtroppo non c'è, con altri motivi personali. Vedo anche qualcuno, vedo parecchio della nuova giunta, speriamo che sia buon auspicio per la continuità del. Poi prenderà la parola il vice. Il festeggiato quest'anno abbiamo un certo Nino Bianco, che è tanti anni che è frequentatore del circolo, forse il primo. 20 anni fa l'abbiamo aperto e Nino era presente anche con la signora, sua moglie, che purtroppo non c'è più. E lui è un affezionato anche del bicchiere. Nino? Ringraziamo per la presenza della protezione civile che ne abbiamo anche sempre bisogno e loro si prestano. Cosa devo dire ancora? Buon appetito! Premiamo il signor Bianco con un piccolo dono di riconoscenza, non di grande valore, ma un dono simbolico. Bravo Bianco, un buon applauso! Bacio! Bacio! Prendi l'occasione a voi! Auguri Bianco, tanti anni ancora della tua presenza! Auguri! Grazie! Fai una foto per favore! Ciao, comrato! Ciao Bianco! Aspetta che devi fare la foto, sì. Guardala un po'. Guarda qua. Poi volevo presentare il nostro direttivo, che non ho mai fatto, tanti non lo conoscono neanche, di come è formato. Il direttivo del centro anziani pensionati è formato da 5 donne. Per la stessa secolo da quello cameriere. È cappeggiato da. Io prima. Non sono una donna, ma. La signora Angela Caputo, che è vicepresidente. Maria Vittoria, che è segretaria, la signora Tarizzo, tutto fare, bar, Bruno, chiedi perché c'è, se già chiedi. Chi c'è ancora? C'è la signora operando, Giulia, che se non ci fosse, bisognerebbe fare un'altra. E poi tutto fare, ne sanno qualcosa quei signori di Lender. E naturalmente, se vuole prendere un po' di parola lei, grazie che ci conosciamo. Grazie. Noi come Endas siamo onorati di far parte della vostra famiglia, perché ormai diversi anni che veniamo sempre volentieri.
questo è un anniversario che sicuramente non potevamo mancare, perché 25 anni si fanno una volta sola, quindi è una cosa eccezionale e bella. Io, a nome dell'ENDAS, volevo lasciarvi un pensiero perché lo meritano. E dice questo: al centro incontri pensionati di Rivara, impegno, costanza e lungimiranza hanno caratterizzato questi 25 anni di attività. Il nostro augurio è che il vostro cammino sia ancora lungo e pieno di gratificazioni. Tanti auguri e buona festa a tutti. Adesso vuole dire qualcosa il signor Martino, che naturalmente ormai è vice sindaco. Ormai è vice sindaco, un momento. Vedo anche dei consiglieri che sono contento che ci siano, non so il suo nome, il loro nome. Comunque, adesso la parola al vice sindaco Vincenzo Martino. Applauso! Grazie al presidente Andriolo, a Dario, che io lo chiamo Dario, non lo chiamo mai Andriolo. Grazie dell'invito, io vi parlo a nome della nuova amministrazione che ufficialmente si insedierà martedì 11. Silenzio laggiù in fondo, Riva e Martino, attenzione. E parliamo per tutti, siete già in castigo. Parlo a nome dell'amministrazione che si insedierà ufficialmente martedì 11 alle ore 21, quindi siete tutti invitati a quella serata lì, dopo non ci sarà da mangiare, eh? Ci sarà solo la nostra compagnia se vi basta. Comunque qui oggi tocchiamo uno dei temi più cari alla nostra amministrazione, che è quello delle associazioni. Il centro incontri è una delle associazioni vitali, una linfa per il paese, perché raggruppa in sé praticamente tutto quello che può essere, diciamo, la cosa migliore e le persone migliori del paese, ovvero quelle che hanno lavorato una vita, hanno fatto l'esperienza, hanno maturato esperienza e adesso la mettono a disposizione per i propri coetanei. Qui oggi dicono che hanno festeggiato i 25 anni, però imbrogliano, loro ne hanno già compiuti 26 o 27, vedo qualcuno ne ha 30, qualcuno ha 32, 25 sono pochi. Comunque, a nome mio e dell'amministrazione comunale, io vi auguro di proseguire per molti e molti altri anni ancora. Da parte nostra, come ho detto prima, sarà cura mantenere un'attenzione alta e viva per le associazioni tutte di Rivara, perché senza le associazioni il paese si spegne. Quindi il paese ha bisogno delle associazioni e l'amministrazione comunale non può girarsi dall'altra parte, assolutamente. Con me oggi c'è Lele Farina, che si occuperà anche in parte di questa attività, e Luciano Roggero, che sarà lui il nostro collegamento diretto con il centro italiano. Grazie ancora a tutti e adesso vi lascio solo più due minuti perché c'era un amico che vi voleva salutare. Grazie Vincenzo. Come vi ho detto, io non posso essere qui in carne e ossa, però sono qui col pensiero, perché mi trovo fisicamente a Romano Canavese per uno spettacolo del gruppo, il nostro gruppo teatrale, quest'altro hobby, e però il mio pensiero è con voi, soprattutto per il presidente, che ci teneva che io fossi presente, mio padre. Quindi dico a tutta l'associazione, dategli una mano a questo presidente, noi la daremo a tutta l'associazione, come vi ha detto, vi dirà Vincenzo, che noi come amministrazione siamo vicini a tutte le associazioni, in particolare alla vostra. Non rubo altro tempo, vi auguro buon appetito e buon proseguimento. Ciao a tutti. Grazie Roberto, questa era una diretta satellitare con Sky. Eravamo in diretta con Sky. Quindi non mi resta altro che augurarvi buon appetito e buona festa al centro incontro pensionati. Grazie a tante altre occasioni ancora.